Bene, sono passati 4 anni dall'ultimo congresso. Nel 2012 si siano trovati a Genola, Vignà, cioè, sei l'ultimo che deve parlare, in fatto di tempo. Sono passati 4 anni e da quel congresso dove eleggemmo Flavio a coordinatore provinciale. 4 anni fa eri seduto lì in mezzo, tra virgolette, a noi. Oggi ci stai di fronte. E diciamo che ci hai insegnato veramente tanto. Ci hai insegnato veramente tanto, un valore fra tutti, quello di non mollare. E credo che sia il valore e l'ideale che tutti noi dobbiamo far nostro. Non dobbiamo mollare. A partire dal referendum, a questa campagna referendaria, dove non dobbiamo mollare un colpo. Perché qua fuori abbiamo una sinistra che sta facendo quello che dice che noi facciamo per primi, cioè del populismo. Nel referendum, nella scheda referendaria, ci sarà un testo che è populismo, nient'altro. Stanno dicendo che con questo referendum si farà un taglio enorme alla politica. Ma dove? 80 centesimi all'anno a testa. Se questo è risparmio, beh, preferisco non prendermi un caffè all'anno ma continuare a mantenere i senatori. Il vero rischio è quello democratico. È quello l'unico vero grande rischio. Si sta tagliando la democrazia, nient'altro. E ci vogliono far credere che stanno tagliando invece i costi. Sono tutte fesserie. È come se avessimo un bar che dà il più buon caffè del mondo, ma avessimo dietro al bancone delle donne che non sanno fare un discorso, che appena ti vedono preferiscono che tu vada via. Bene, è come questo referendum, è come se ci chiedessero se preferiamo cambiare il caffè, che magari è tanto buono, oppure far fuori le bariste che abbiamo dietro il bancone. E Renzi sta dicendo che dobbiamo far fuori il caffè e mantenere magari le bariste che abbiamo dietro. È ovvio che se non abbiamo delle bariste che hanno un po' del savoir-faire, questa cosa caglia. O sbaglio? No, 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 Sono passati 4 anni dall'ultimo congresso e che cosa è cambiato? Beh, se parliamo del 2012, a tutti noi leghisti il 2012 fa venire un groppo alla gola, perché era stato il momento in cui ci dicemmo o la va o la spacca. Tutti noi pensammo in cuor nostro magari di lasciar stare, di andare a fare altro, di passare le domeniche anziché sotto il gazebo, passare magari a dormire. Invece no, stringemmo i denti e andiamo avanti. E vedo che la storia però ci ha dato ragione. Abbiamo creato, per quanto riguarda Cuneo, una bellissima famiglia, una famiglia che è cresciuta tutti insieme. Se io penso a me stesso, non per fare l'egoista, ma che 4 anni fa feci un discorso dal congresso che credo che mezzi di voi si ricorderanno. Io praticamente, Flavio si ricorda perfettamente, però vedi che non mi sono sbagliato su questo. Ho detto che era il ragazzo che aveva le palle, non gliel'ho mai viste. Però non mi sono sbagliato. non è che non è detto di vita, Vabbè, ecco, almeno questo. Dissi che aveva le palle e non mi sono sbagliato. Vero? Però abbiamo creato una famiglia che è qualcosa di eccezionale. Abbiamo creato una famiglia che è cresciuta insieme. Che è cresciuta insieme e significa che è cresciuta portandoci il rispetto reciproco. Il rispetto reciproco significa che il più grande, il più piccolo rispetta il più grande e che quello che arriva dal più grande deve essere preso al volo e come tanti piccoli soldatini dobbiamo rispettare quello più grande. Però questo valore non tutti l'hanno capito, o perlomeno c'è qualcuno che non capisce come si possa fare della politica essendo in famiglia. E questo è brutto. Questo che secondo me ci porterebbe o ci porterà a dei dissidi interni. E non è bello. Se qualcuno non ha capito cosa significa far politica in famiglia, beh, il problema non è nostro.
e perché è difficile capirlo. E chi non lo capisce in questo momento magari cerca di, come ho detto prima, di creare delle divisioni. E come si creano delle divisioni, come dicevano i romani, divide ed impera, cercando di imbuonirci, cercando di farci magari mettere il nostro nome, la nostra faccia in un comunicato stampa, in un articolo su un giornale. Beh, però noi siamo come gli elefanti, che hanno la memoria lunga, e noi ci ricordiamo che quando dei nostri fratelli caddero sotto i colpi dell'amico, del vicino di sedia, del nostro partito, noi ci ricordiamo che avevamo dei fratelli che erano valorosi, e io ricordo uno fra tutti che è Alberto Brignone, perché quello che è successo ad Alberto Brignone è come se fosse successo a tutti noi. Chi colpisce, chi fa del male a un giovane padano è come se colpisce tutti, e il valore l'abbiamo sempre detto. E pertanto voglio solo ribadire che non siamo carne da gazebo, non siamo dei numeri per riempire di pullman, ma siamo quell'ala che serve per creare il futuro in questa politica. Il futuro, oggi ci chiamiamo futuro noi giovani, fino a qualche anno fa invece eravamo una corrente, le idee cambiano, non si sa perché, non si sa per come. Però speriamo di andare avanti, speriamo di vincere soprattutto questo referendum, e poi il futuro speriamo che ci dia ragione. Grazie mille e Piemonte Libero.